Partiamo subito con le cose di oggi. Ciuschi sarà a casa a giocare con la chitarra, Il problema di Ciuschi che ha le unghie, cioè lei non usa il plettro perché c'ha le unghie, che può essere un vantaggio ma anche uno svantaggio. Un vantaggio se fa quelle canzoni tipo chitarra classica, tutto arpeggiato, quello va bene, perché infatti per chi non ha le unghie, sai, quelli lì che si mangiano le unghie, vendono proprio delle cose che si attaccano alle dita, che ti fa le unghie. Lo si vede molto soprattutto per quelli che suonano il banjo, però Ciuschi fortunatamente da quel punto di vista lì è già unghiata, è perfetto. Comunque niente, adesso devo andare a casa. Oggi sono stato a un meeting, due palle. Devo andare a casa a suonare. Stamattina ho suonato, ho giocato un po' a Rocksmith. Ancora non è che mi piace tanto. Sì, si può fare, però sta sulle palle quel gioco. Adesso, perché? L'ho già spiegato. Però dovevano fare tipo no, secondo me dovevano fare così il gioco. Ecco, l'idea è questa: mettere tutte le note della canzone. Ovviamente, ok, può esserci un po' un problema quando sono delle canzoni troppo impossibili, viene un gran casino di note. Però metterle tutte, magari, non lo so, metterle tutte, e però te ne devi suonare solo alcune. Invece te ne mette solo alcune e te non capisci niente. Tipo, volendo uno un accordo lo sapresti fare, però lui ti mette solo due note. E che cavolo, fammi vedere tutto l'accordo. Se poi solo l'accordo, ti suona l'accordo. Non so, ci guarderò. Comunque ci abbiamo molti progetti da fare, Allora, c'è uno sgabello lì che ho fatto il video, poi lo metterò. Sgabello che adesso ho ridipinto, al lavoro ho stampato su una figurina il logo della Fender, no? Che ritaglierò, schiafferò sullo sgabello, poi spruzzerò con la bomboletta spray, verrà uno sgabello bellissimo. Sì, la figurina spero che poi si stacchi, perché praticamente la figurina l'attacco sopra, spruzzo di nero, tolgo la figurina e rimane il rosso che è sotto, no? Bellissimo. E ci guarderò. Poi, per il giorno del ringraziamento devo fare il tacchino. Cioè, Ciuschi fa il tacchino. Ciuschi è il tacchino. Comunque faremo un tacchino abbastanza diverso dal solito, no? Ovviamente nella cultura americana non è niente di che. Praticamente, proprio nella cultura italiana sicuramente sarà cosa? Praticamente è un tacchino ricoperto di bacon. Per la cultura americana, dove il bacon, cioè ultimamente il bacon, io non lo so, ma c'è certa gente che è proprio fissata con il bacon, no? Addirittura c'è il profumo al bacon, il deodorante al bacon, il gelato al bacon, tutto al bacon. Che poi sinceramente a me non è che piace tanto. Sì, si può fare, ma come fanno, cioè si può fare secondo me, ma poi soprattutto come lo fanno gli americani, secco, alla mattina, non è che mi piace, salato, duro, tutto secco. Comunque noi tenteremo il tacchino, perché il tacchino in sé non ha tante calorie. Infatti le donne quando vanno a Subway cosa si prende? Si prendono, invece di prendere il prosciutto prendono sempre il tacchino, no? E allora il tacchino in sé non ha tante calorie, invece è ricoperto di bacon. Allora, bravo, arrivi primo. Ricoperto di bacon, ripieno di bacon, ci dà quel non so che al bacon ci manca, il grasso colante, perché il tacchino è abbastanza magro come carne. Allora farò questo esperimento, no? Ovviamente all'interno ci mettiamo bacon, okay. Poi c'è una specie di pane che mettono sempre, pane tagliato a quadretti con della verdura. Ovviamente il tacchino, ah guarda, scie chimiche che si
che si sprecano stamattina. Stasera hanno iniziato a spruzzare, proprio. Comunque, tacchino, ovviamente siamo io e Ciuschi, però il tacchino l'abbiamo preso per 20 persone. È ovvio, no? Guarda quante scecchine, che boh! Respirate, respirate a pieni polmoni. Non respirate, non respirate. Che film è, che film è? Respirate, respirate a pieni polmoni. Allora, questo è quanto. È bello perché quando ci sono le foto delle scie chimiche, la gente sotto che grida: bastardi americani, avete rovinato l'Italia. Ma che cavolo dite? Siete proprio delle menti bacate! Bacate! E basta, questo è quanto. Allora, tacchino lo facciamo giovedì, ovviamente, perché il giorno di ringraziamenti di giovedì. Poi, ieri, per la prima volta in assoluto, ho comprato il Gel O. Gel O è una marca famosissima americana che serve per fare le gelatine di frutta. Cosa che in Italia non è che siano così tanto diffuse, ste gelatine trasparenti, sono trasparenti, gelatinose e colorate. In Italia sì, c'è la gelatina, però io tutte le volte che l'ho mangiata non è mai stata come quella che fanno in America, che può essere verde, gialla, rossa, arancione, tutti i colori, no? Tutti i colori perché sono tutti frutti, è il frutto al colore, mica si usano coloranti. Vabbè, un po' di colorante sì, o se no. Poi il colorante è bello, voi. Cioè, la gente non sa che il gusto fragola, che noi pensiamo alla fragola, quello è tutto colorante, perché se facessero la fragola vera farebbe cagare. No, questo l'ho sentita non so in quale. Da qualche parte, però il gusto bello fragola in realtà è tutto finto, che la fragola è anche un po' aspra, no? Quindi questo è quanto. Adesso voi direte: ma è una stronzata? Non lo so se, però io avevo letto così su quattro ruote che spiegavano la differenza fra trasmissioni, carburatori e il gusto fragola. C'è un inserto molto bello. Allora, questo è quanto, no? Gelatine, ovviamente le gelatine si possono mangiare lisce o corrette. Noi veramente per il giorno di ringraziamento festona e le faremo corrette. Allora, ieri sono andato a Windixie, liquor store, ho preso una boccia di Contro, una boccia piccola, un mignon di Contro, perché il Contro l'ho preso l'altra volta. E poi l'avevamo usato per fare la sangria, cioè non è che ce lo beviamo così io e Ciuschi, l'avevamo usato per la sangria e poi quello che è rimasto Ciuschi ci ha anche cucinato, insomma. E se costa troppo, una bottiglina tipo una lattina 33 centilitri, $25. Allora stavolta ho preso il mignon, che faremo la gelatina corretta al controllo. Poi ho preso invece una bella boccia di whisky alla cannella, che come ho già spiegato è whisky, però non ha niente del whisky, insomma è un liquore alla cannella alla fine. Anche vabbè, io whisky sinceramente non so cosa vuol dire, perché se noi prendiamo, io sono un esperto intenditore di super alcolici, se prendiamo il whisky, quello quale il Jack Daniels, il Tennessee Whiskey, fa cagarissimo, cioè è impossibile da bere a meno che sei un cowboy. Poi prendiamo il Bailey, che è crema whisky, o prendiamo sto Fireball, che e non ha niente a che vedere con whisky. Non so esattamente whisky cosa vuol dire, non lo so, ci guarderò. Comunque in questo liquor store ho guardato la sezione italiani, c'è un super alcol che non ho mai visto neanche in Italia. Si chiama Fra qualcosa che fa col frate, la bottiglia a forma di frate, fratellico, fratelli, fratelli, gli ho fatto la foto, poi la metterò su Face.
Poi c'era l'Aperol, c'era il Fernet Branca Menta, magicissimo, eh. Poi c'erano altri. Invece in quell'altro liquor store vicino a Publix c'è un liquore che probabilmente moltissimi non penserebbero mai di trovare una mega, ed è il liquore strega. Addirittura quando l'ho detto a mia mamma, ha detto: è impossibile, ma come fai? Cioè, io direi i liquori importanti italiani sono Ramazzotti, quell'altro che si chiama Molinari, cos'è, Sambuca. Ma il liquore strega, ma chi cacchio se lo beve il liquore strega? Cioè, sì, magicissimo, tanto quanto, ma non è proprio di quelli, proprio il Fernet Branca, il Petrus, l'Unicum, sono quelli che vanno per la maggiore, il Petrus, buonissimo. Il Petrus, cioè, siccome io li so tutti, perché in Italia c'aveva un baretto, no? Allora, il Petrus non beveva assolutamente nessuno, l'Unicum, nessuno. Ramazzotti, quella di Sambuca, tutti, Fernet Branca un po', il Cinar, tutti, non tanto. Comunque lì a quel negozio che c'è liquore strega, che è un liquore della Basilicata, poi giallo, cioè il VOV. Io il VOV invece non c'è, il VOV è il liquore che mi piace di più. Cioè io proprio quando vado al mare col caldo, un bel VOVino è quello che ci vorrebbe, eh. Purtroppo non lo riesco a trovare. Poi c'è cosa anche lo sciroppo, come si chiama quello lì, quello con la boccia quadrata, il tappo quadrato, non mi viene, l'amaretto di Saronno, l'oceano, questo sa. Poi tra l'altro su quei liquori che ho preso, lo Fireball, la cannella, che secondo me in Italia non c'è, perché la cannella in Italia non viene molto usata, cioè non a livelli, a quantità industriali come lo fanno gli americani, no? Che quando si scendi da arrivi all'aeroporto americano senti tutto il profumo di cannella. Infatti potrei riconoscere un aeroporto americano solo dall'odore, cannella sparata. E infatti lì all'aeroporto c'è sempre il baruccio Cinnabon, chiamato Cinnabon. Comunque questo è quanto. Allora, niente, dobbiamo fare queste gelatine per la festa del ringraziamento. Poi dobbiamo suonare la chitarra. Poi dobbiamo sabato andare a fare una girata in bici. Porterò il mio nuovo caschetto con camera. Sono un po', cioè sinceramente, con l'ultimo aggiornamento, la versione 2.0.1, è una build 274 paga 5. Ho attaccato tipo un elastico dietro, quindi non me la fa girare quando non voglio, e teoricamente con quel coso lì potrei andare in ogni dove, no? E ovviamente i sentieri dove vado in bici a volte sono stretti, sono gli alberi, se questo ti gira intorno rimane un po' scomodo. Infatti ci sto pensando di portarmela proprio sul casco in ogni dove. L'unica cosa è che dopo un po' appesantisce, con sto robone in testa, però dopo il video viene meglio, mi toccherà farlo. Prendi ciò schiena, mi tocca. Prendere Ciuschi. Infatti stamattina Ciuschi era lì che arpeggiava, stava facendo una song. Sì, con la coda, volendo, potrebbe usare la pedaliera, però non ce l'abbiamo la pedaliera, noi siamo poveri. Ho visto solo un sacco di video
perché ci sono questi chitarristi che fanno 100 assoli tutto per il lungo, no? Senza fermarsi mai, è difficile. Secondo me loro hanno una scaletta sotto innanzitutto per ricordarsi le canzoni da fare, però quello è il minimo, no? La difficoltà è saperli fare. Comunque ho visto alcune song che devo provare. Allora, Sweet Home Alabama, stasera mi impegno con Sweet Home Alabama. Turn it up. Guarda, mi sembra facile, un accordino, niente di che. Se vogliamo invece Free Bird, allora lì sono già cavolissimi amarissimi. Non tanto l'inizio, ma alla fine. La fine va tutta veloce. Almeno su Rock Band, che con la chitarra, no, quella lì, giocattolo, non sono mai riuscito a finire quella canzone. Però potrebbe essere più facile sulla chitarra vera, non si sa. Ah, ma porca puzzola, mi hanno detto che il mio video unboxing, unboxing turco è stato bloccato da YouTube. Ma mi fa un po' arrabbiare così YouTube. Allora, non è che ci ho messo io la colonna sonora. Già so che mettendo la colonna sonora ti blocca il video. Però ero lì e c'era la musica di sottofondo nel ristorante. E anche se era di sottofondo, me l'ha riconosciuto tre canzoni nel video. Ha bloccato il video in Germania e poi qualcuno mi ha detto che è stato bloccato anche in Italia. Però YouTube dice che è stato bloccato solo in Germania. Cioè, quando ci sono le canzoni, la Germania è sempre bloccata. Io non capisco Germania che leggi c'hanno. Però in Italia di solito no. No, stavo pensando perché me l'ha detto Ciuschi, adesso non volevo svelare, però... Ma Ciuschi, scusa, non sta mica in Italia. E poi ho ricevuto commenti, ovviamente, maligni, dicendo, i turchi non sono arabi. Ma questo l'ho fatto apposta. È come una volta una mia amica a scuola, che lei era della Cambogia, e io ho detto, sei della Colombia. Vabbè, stessa roba, Colombia, Cambogia, uguale. È come quello lì. Aspetta, che film è? Che prima vi dico che film è che dice. C'è Italia-Nigeria. No, aspetta. Ma che Italia-Nigeria, Italia-Norvegia? Vabbè, uguale, la tag è uguale. NG. Che film è? Vabbè, turchi si sa benissimo che non sono arabi. Cioè, sono lì nell'area Medio Oriente. Però, e lì, vabbè, ho detto un po' così per scherzare, Però, secondo me, il cibo, ok, anche il cibo, alcune robe stanno diverse. Poi sono un sacco di robe che sono simili, no? Quindi, quello che ho detto era giusto. Siete voi in torto. Il kebab. Adesso mi direte che il kebab non è una cosa della cucina araba. Il kebab è abbastanza arabo, no? O no? Comunque, ciò non toglie che vorrei vedere se ci sono arabi medio orientali vegan. Quasi impossibile. Ci sono 6 miliardi di cose, tipo a partire dal... Ci sarà sicuramente il kebab vegan, fatto di foglie. Molto buono. Sicuramente ci saranno. La moda arriverà anche là, secondo me. Che la moda è la moda. Ci saranno anche argentini vegan, perché la moda è arrivata anche là. Perché Ciuschi mi ha detto che gli argentini poi si sfondano di carne, fanno delle grigliate che non c'è neanche idea, con il maiale che gira sopra. Anche i brasiliani proprio si sfondano, ma sicuramente ci saranno anche dei brasiliani vegan, Ci saranno addirittura gli eschimesi vegan, quelli che non mangiano la foca, ma
mangiano solo ghiaccioli. Se non mangi la foca in quei paesi là, cosa ti mangi? Ci mangerai dei ghiaccioli. Fanno dei ghiaccioli al limone e si mangiano quelli. E questo è quanto. Il mio problema è che non mi impegno su una canzone, mi impegno su 150 canzoni e poi alla fine non ne so fare nessuna. Ecco il mio problema, come sempre, insomma. Anche per il piano è così, no? Io so fare gli intro delle canzoni e proprio non so fare le fini. Ma intanto alla fine si ripete all'inizio, ti faccio due volte l'intro e abbiamo fatto. A posto. Faccio come quello lì che poi combina i vari intro e fa un video. Ci guarderò. Hanno venduto la casa dell'indiano. Olè. Un indiano una mattina sono uscito, era lì che faceva un rito propiziatorio con le candele. Evidentemente quel rito proprietario ha funzionato, perché aveva la casa in vendita da più di un anno e adesso venduta. Troppo. Allora, praticamente tutto, ciao a tutti.